Ciao a tutti ragazzi, allora finalmente vi posso proporre anche il secondo step dei tre video sui cappelletti. Quindi l'altra volta vi ho proposto il ripieno, il pesto dei cappelletti, e oggi finalmente invece il procedimento vero e proprio della creazione del cappelletto, quindi la sfoglia e la chiusura. E spero che quello che vi ho proposto l'altra volta vi possa essere interessato, vi possa essere utile ora che vi metto il secondo step più importante. E che altro? Niente, spero che vi possa piacere e ci vediamo la prossima volta. Ciao! Gli ingredienti per i cappelletti alla reggiana sono la pasta per tirare la sfoglia e il pesto. In questo caso, per circa 3 o 4 persone, abbiamo utilizzato due ballotte di pesto dei cappelletti e gli stessi ingredienti che ho utilizzato per le tagliatelle emiliane, quindi all'incirca 2/3 di farina di grano tenero e 1/3 di farina di grano duro e all'incirca 3 uova. Fate i conti, circa un uovo per persona. Allora, prendiamo la pasta per appunto i cappelletti, dopo averla fatta riposare 30 minuti come anche per le tagliatelle, la andiamo a tirare. Sempre lo stesso metodo delle tagliatelle, l'unica differenza è che siccome noi in famiglia prediligiamo una pasta un po' più spessa, anche perché poi quando andiamo a fare il cappelletto lo si tira un po' con le dita, invece che finire con il tirapasta nell'ultimo buco, lo mettiamo nel penultimo per farla appunto un po' più spessa. Quindi tiriamo la sfoglia e poi la dividiamo, anche perché ci vuole un po' più di tempo per fare i cappelletti. Tagliamo a metà la sfoglia che abbiamo tirato, metà la rimettiamo a riposare per evitare che si secchi e l'altra metà invece la andiamo ad utilizzare subito per i cappelletti. Allora, prendete un pezzo dall'impasto con il coltello, lo menate un pochino sul tagliere, poi lo spiaccicate per un po', lo infarinate e cominciamo a passarlo nel primo buco. Un po' come abbiamo fatto anche per le tagliatelle. Controllate sempre che non ci siano dei rimasugli di pasta. Mettiamo circa a metà. Mi raccomando, infarinate perché sennò rischia di rompersi. Passiamo due volte nella seconda. Cioè nel buco di metà, mettiamo nel penultimo, controlliamo che non sia sporco, fariniamo giusto un pochino. Tenete ferma la sfoglia. A questo punto, con il rullo, la rotella, e tagliamo più o meno, dobbiamo fare dei quadrati di circa 2 cm 3 x 2 cm 3. Cosa vuol dire? Che ad esempio qua se c'è una punta possiamo tagliarla in questo modo per rendere appunto la sfoglia più rettangolare. Allora, tagliamo le strisce più o meno alte 2, massimo 3 cm, poi vedete voi quanto grande volete fare il cappelletto. Cercate di andare dritti, ovviamente non è semplicissimo. Pigiate bene e poi fate il quadrato. A questo punto, per evitare che si secchino troppo, li dividete e li mettete uno sopra l'altro, in questo modo. Dopo aver fatto queste pile appunto di quadrati, vi faccio vedere come andremo a fare il cappelletto. Allora, prendiamo un quadrato, cioè che in questo caso purtroppo alcuni non mi sono molto quadrati, non succede niente, magari è un po' più difficile da chiudere, però prendete una piccola quantità di pesto.
Prendete le due estremità e chiudete come un fazzoletto. La differenza tra il cappelletto e il tortellino bolognese è che in questo caso prendiamo le due estremità e le chiudiamo così. Voi direte, ma c'è comunque il buchino, che è cosa tipica di quello bolognese. Ma quello alla bolognese, adesso cerco di farvelo. Più o meno così. Si chiude sempre con un fazzoletto, pigiate bene che la pasta si chiuda e mettete un dito in mezzo e chiudete così. Questo buco grande va a significare, cioè diciamo, la caratteristica di quello alla bolognese. Quindi tortellino alla bolognese e cappelletto alla reggiana. Quindi continuiamo con il cappelletto alla reggiana finché non finiamo il pesto e la sfoglia. Allora, se vi avanza della pasta, perché magari state finendo il pesto dei cappelletti, potete fare gli strichetti. Nel senso, prendete il quadratino sempre del cappelletto, lo prendete centrale e poi raggruppate tutta la pasta. E si possono fare sia in brodo che asciutti. Niente, queste sono la ricetta per fare i cappelletti. E quando il brodo di carne sarà pronto e sarà, diciamo, scolato, come si può dire, filtrato e andrà fatto bollire, poi possiamo buttarci i cappelletti e quando sono freschi ovviamente ci mettono pochissimo a cuocersi, appena salgono in superficie voi li sentite perché comunque il cappelletto è buono quando è al dente, quando non è troppo cotto. Quindi appena salgono in superficie li sentite e li potete servire. Spero che questa ricetta vi possa piacere, è tradizionale della mia città, quindi io ne vado molto fiera e ci vediamo la prossima volta.